benvenuti alla Stella Azzurra per la decima giornata di C2, il big match fra Virtus Stella Azzurra e Valencia, che subito ha provato a dire la sua. Pallone messo fuori, il sinistro di Ciaralli, subito in vantaggio la Virtus Stella Azzurra, galvanizzata dal vantaggio. Ciaralli mette il pallone in mezzo, prova qui a ripartire Pignotta, poi occhio al brutto errore, Ciaralli, è tutto solo, l'appoggio a sinistra, 2-0 di Pignotta, Marco Pignotta, è passato meno di un minuto dall'1-0 e subito raddoppio, rimessa lunga di Bianchi per Evangelista, arriva Ciaralli però a soffiargli via il pallone, allora Teofilatto in mezzo a due avversari, bolle il dribbling, poi pallone sul mancino, che gol di Teofilatto, Giulio Teofilatto, se ne va benissimo sulla tre quarti e poi col mancino, anzi qui non si sviluppa l'azione, pallone che torna fra le braccia di Rossi Merighi. Riparte quindi la Virtus Stella Azzurra, intervento irregolare di Margaio ai danni di Pignotta. Ora Ciaralli contro Bianchi, parte Ciaralli col mancino, un bacio al palo e poi il gol del 4-0. Cerca il dribbling di Pascazio, se ne va con grande eleganza, ancora di Pascazio, pallone sul destro, 5-0 per la Virtus Stella Azzurra. Il collega della Virtus Stella Azzurra che fa subito ripartire un compagno e se ne va benissimo, Pignotta Andrea, è il gol del 6-0 per la Virtus Stella Azzurra. La Virtus Stella Azzurra, Teofilatto, brutto l'appoggio, occhio Evangelista, recupera il pallone, il tocco di Evangelista deviato, accorcia le distanze il Valencia di Pascasio, si propone anche Galasso, l'appoggio per Galasso, 7-1 per la Virtus Stella Azzurra che non si ferma nemmeno in questa ripresa. Lo aspetta di Pascasio, l'appoggio a destra per Fioravanti, pallone di ritorno per Visonà, il tocco di Visonà, sembrava ormai uscito questo pallone, invece lo tocca benissimo, Visonà riparte, ancora lui, qui rischia l'errore, si avventa sul pallone Pio, tutto solo Pio, la mette in mezzo, il gol di Pignotta, Marco Pignotta firma l'8-2 per il Valencia, ormai ci vuole davvero un miracolo per la Virtus Stella Azzurra, ma non si batterà, non c'è recupero, finisce qui. Finisce per 8-2 in favore della Virtus Stella Azzurra che con questa vittoria allontana il Valencia e si porta a pari punti 25 con il Cosmos. Adesso il duello sarà con loro. I ragazzi sono entrati in campo un po' tesi, purtroppo non avevamo niente da perdere, pure perché sappiamo il valore delle due squadre, Cosmos e Stella Azzurra. Noi siamo una squadra giovane, l'anno scorso è stata ripescata dal play-out, stiamo facendo bene fino adesso. Peccato perdere così, però noi puntiamo ai primi tre posti, poi quello che viene, viene. Sì, è una bella partita, noi l'abbiamo preparata bene, sapevamo che era un mese stressante perché sono un sacco di partite e poi eravamo amareggiati per i due punti persi col Poggio Fidoni, oggi siamo entrati bene.